legge, si studia e si capisce come si fanno le gare, non si arriva il giorno prima della scadenza del contratto e si dice non c'è tempo per fare una gara, come facciamo a non interrompere il servizio? Beh, tocca affidarlo alla ditta che già lo stava portando avanti, altrimenti è un'interruzione del servizio e via di proroga. Come facciamo? Qui c'è un'urgenza, non ho tempo di fare la gara. Via, affidamento diretto, lo diamo all'amico Tizio, all'amico Caio. Così facevano e così hanno fatto anche sulle buche. Una campagna elettorale passata a parlare delle buche di Roma. Sono diventata il programma del governo, le buche di Roma. Perché? Perché la procura ci ha detto che riuscivano a gestire male anche la questione delle buche. Le ditte pagavano mazzette ad alcuni funzionari del comune di Roma per non controllare i lavori. Ottimo così, la strada io la riasfalto, tu non sai cosa ci ho messo dentro, non sai che materiale c'è, quanto è spesso, così alla prima pioggia e al primo carico la strada si riapre e io dovrò necessariamente riaffidarti il lavoro. Stai tranquillo, lavoro ce n'è, e infatti Roma è un colabrodo. E questo è il modo in cui gestivano gli appalti. Allora trasparenza significa, trasparenza e legalità, significa iniziare a far rispettare la legge, perché se per fare le gare servono 6 mesi e bisognerà iniziare a mettersi in agenda la scadenza delle gare e bisogna iniziare a programmare, esattamente come farebbe ciascuno di noi. E quando parliamo di sprechi, noi abbiamo presieduto la commissione revisione della spesa per 2 anni e mezzo e in soli, mi permetto di dire, in soli 2 anni e mezzo abbiamo individuato oltre 1.200.000.000 di euro di sprechi l'anno, sprechi e mancati incassi, soldi nostri che invece di essere utilizzati per servizi venivano utilizzati per finanziare gli amici o non venivano riscossi, perché non si può chiedere ovviamente a qualcuno che abita, a qualcuno di ricco che abita in una casa del comune, di pagare più di 100-200 euro o 7 euro, sia mai che quella persona poi non mi vota più. Questo era il modo in cui gestivano i nostri soldi. E quando noi alla Giunta Marino gli abbiamo presentato quell'elenco, quella noticina con l'elenco di tutti gli sprechi da tagliare o le spese da andare a prendere, a recuperare, tutti fermi, si sono guardati un attimo, messo sotto il tavolo, io non l'ho visto, nessuno ha visto niente, sì, come prima. Così hanno continuato a fare, perché non potevano andare a tagliare gli sprechi, quindi infatti oggi cosa continuano a dire? Faremo, vedremo, cioè, ma con quali soldi? Con i soldi dei servizi, continuano a tagliare i servizi invece di tagliare gli sprechi, scusate, non è ammissibile. E poi i rifiuti, la grande piaga di Roma, i rifiuti. L'Europa ci dice, che cosa ci dice? Che innanzitutto i rifiuti andrebbero ridotti alla fonte, quindi noi dovremmo iniziare a pensare, quando inventiamo i prodotti, dovremmo iniziare a pensare a prodotti che magari alla fine della loro vita possono essere disassemblati e riutilizzati o completamente riciclati. E invece noi continuiamo a produrre imballaggi, doppi imballaggi, talvolta quando vai a comprare 4 mele al supermercato ti danno 4 mele, una vaschetta di polistirolo e tutto il cielo fa intorno. E io sto comprando 4 mele, però poi devo buttare queste cose. Ce le ricordiamo le isole di rifiuti galleggianti negli oceani? È anche colpa nostra, diciamo. Quindi iniziamo a puntare sulla riduzione dei rifiuti alla fonte. Poi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare delle isole ecologiche in ogni municipio, dobbiamo creare dei centri di riparazione e riuso, perché non è detto che un prodotto che arriva a fine della vita non possa essere in qualche modo riparato e rimesso sul mercato, non è detto, quindi facciamolo. E poi soprattutto AMA deve diventare proprietaria dell'intera filiera. Oggi AMA si accolla la parte più onerosa, più costosa del servizio, fa la raccolta, fa il trasporto, poi paga i privati che puliscono, ripuliscono, differenziano bene e vendono sul mercato. I privati guadagnano due volte, una volta da AMA e paghiamo noi e un'altra volta quando rivendono il prodotto. Ma siamo cretini? No, io mi chiedo, fino ad oggi nessuno
delle persone, nessuna delle persone che ci ha governato ha capito questo meccanismo così oscuro. Oggi tutti a dire, ah, ma deve chiudere il ciclo dei rifiuti, scusa, ma fino a ieri non lo potevi fare? No, vieni oggi a dire lo faremo un'altra volta e pensi che io dopo 20 anni adesso ti creda? Ecco, no, noi ti crediamo più.